Ma bentornati, miei cari mozzi del vintage, e bentornati in un nuovo video di Imperium, il nostro format di YouTube che va a trattare gli argomenti più interessanti della storia, in formato miniatura. Quest'oggi vogliamo parlare di un ufficiale di marina italiano che, dalla sua nascita fino al suo tragico destino, tenne un comportamento dedito alla fedeltà impeccabile, dimostrandosi una persona coerente più unica che rara. Cosa inconsueta in quegli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e in particolar modo nei giorni nostri. Un uomo che con la sua dedizione andò a portare panico nei mari dell'Oceano Atlantico, andando ad affondare con il suo sommergibile vaste tonnellate di equipaggiamento militare alleato. Stiamo parlando di Carlo Fecia di Cossato, uno dei più importanti sommergibilisti italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale non esitò a dimostrare il suo coraggio. Ma prima di iniziare, voglio precisare che questo video è stato fatto in collaborazione con Boia Faus Comics, un ragazzo di Torino bravissimo che ci ha dato l'onore di inserire all'interno di questo video le sue magnifiche illustrazioni che ci terranno compagnia nel corso del racconto. Ma bando alle ciance e iniziamo subito il nuovo episodio di Imperium. Sigla. Studiando il libro scritto da Achille Rastelli, Carlo Fecia di Cossato, l'uomo, il mito e il marinaio, ho potuto distinguere in maniera più chirurgica le reali scene di vita di questo personaggio dalle leggende che o tentano di orientarlo in fronti politici vari o che tentano di sminuirlo. Carlo nasce a Roma il 25 settembre del 1908 da Maria Luisa Genet e dall'omonimo padre. Il piccolo Charlot, dico così perché in famiglia si usava spesso il francese, deriva quindi da un'antica stirpe di nobili biellesi che, da tempo immemore, si dimostrarono sempre dei fedeli sudditi dei Savoia, fin dal capostipite della suddetta casata, Umberto Biancamano. E per tempi immemori si parla della famiglia Fecia di Cossato già nel XIII secolo. Non c'è quindi da stupirci se fin dalla sua nascita gli venne inculcata questa sua incrollabile fede nei confronti dei re piemontesi d'Italia. Possiamo quindi immaginare che fin da piccolo si dimostrasse un bambino serioso e ligio al dovere, ma nonostante ciò non esita a dimostrare un carattere spiritoso, gentile e benevole nei confronti dei suoi amici più cari ed alla famiglia, anche se tentava di nasconderlo ai più. Ma nonostante il carattere calmo e ponderato, lo si poteva trovare colto dall'ira di fronte a un'ingiustizia, come vedremo più avanti. Istruito presso il collegio Carlo Alberto di Moncalieri, affascinante luogo che però è abbandonato dal 1998, ben presto decide di prendere l'immancabile decisione di famiglia di entrare in Accademia Navale, visto e considerato che molti dei suoi antenati scelsero proprio lo stesso percorso. Dimostrando fin da subito un'accesa passione per il mare e per gli sport in generale come l'equitazione, spronato del resto dai libri d'avventura come Hayesha di Guido Milanesi, Carlo supera brillantemente gli esami nel 1928 e con il grado di guardia marina viene imbarcato l'11 luglio dello stesso anno sull'incrociatore Ancona. Ma è subito a dicembre che inizia la sua esperienza da sommergibilista salendo a bordo del Bausanna. Anche se dopo torna su altre tipologie di navi, come il breve periodo sul cacciatorpediniere Nicotera e le lontane spedizioni in Estremo Oriente, senza starvi a fare tutto l'elenco di tutte le sue prime esperienze navali, che se no non finiamo più con il video e comunque c'è il libro per questo, Carlo si dimostra subito un abile marinaio ed ufficiale, ed il suo carattere, sì coraggioso ma anche in certi casi isolato, viene premiato il 25 febbraio del 40 quando viene reinserito nel mondo dei sommergibili. Bisogna infatti precisare una cosa sulla situazione presente all'interno della Regia Marina italiana e delle altre marine internazionali di quegli anni. A differenza delle navi da guerra, dove ci si imbatteva ad un netto distacco tra ufficiali e marinai, nel contesto dei cacciatorpedinieri e dei sommergibili esisteva una condizione più umana e cameratesca all'interno dell'equipaggio. Ciò era dovuto alle ristrettezze di spazio e quindi, conseguentemente, si creavano dei legami tra ufficiali e marinai che solo chi condivideva il pericolo e la paura di morire poteva avere. Non c'è da smeravigliarsi dunque che Carlo si trovò perfettamente a suo agio in questo ambiente,
anche se rischiò qualche anno prima di non salire così alto di grado. Sì, perché in quel periodo storico in Italia, nonostante molti ufficiali della Marina non vedessero di buon occhio il regime fascista di Benito Mussolini, tutti decisero in ogni caso di aderire al partito, ottenendo quindi la tessera per evitare di non essere limitati durante le loro carriere. Carlo, invece, sempre dedito ai suoi principi di fedeltà nei confronti della corona sabauda, si rifiuta senza esitazione di aderire al fascismo, rifiutando di prendere la tessera e quindi rimanendo per 2 anni con il grado di semplice tenente. Questa sua situazione cambia quando il padre, preoccupato per le sorti dell'unico figlio maschio rimastogli, il fratello più grande, Luigi, morì il 21 aprile del 31 schiantandosi con l'aereo su cui vi si trovava nei pressi di Cardito, in Calabria. Lo iscrive a sua insaputa nel Partito Nazionale Fascista, facendogli trovare la tessera nel comodino di camera sua in una delle sue rare visite in famiglia durante il servizio militare e facendo scatenare la sua rabbia. Ma il padre si pentì di tale scelta quando scoprì che nella revisione dello Statuto Albertino la successione reale al trono non era più automatica, bensì doveva essere approvata dal Gran Consiglio del Fascismo. Ma in ogni caso, questa sua cieca fedeltà al re non fermò Carlo a prestare fedelmente servizio in marina, partecipando anche in missioni durante la Guerra Civile Spagnola. Tornando al 1940, o più precisamente dal 10 giugno 1940 in poi, data dell'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, la Regia Marina richiede agli alleati tedeschi la possibilità di avere una base portuale sulla costa occidentale della Francia per poter avviare le proprie missioni sommergibilistiche nell'Atlantico. Con la riunione del 25 luglio tra Kriegsmarine tedesca e Supermarina per valutare la proposta dell'ammiragliato italiano, si arriva al 27 con un accordo in cui i tedeschi cedevano ai propri alleati, tenendosi però il comando e l'organizzazione delle missioni, il porto di Bordeaux, dando quindi il via alla creazione della famosa base sommergibilistica Betasol. Carlo, inviato anche lui presso la base italo-tedesca tra ottobre e novembre del 40, nota ben presto la differenza tecnologica tra i due alleati. Se i tedeschi potevano vantarsi di apparecchiature all'avanguardia e battelli più stabili anche in mare burrascoso, gli italiani, nonostante non avessero una flottiglia così troppo arretrata, si ritrovarono con sommergibili più limitati ed alcuni faticavano in piena tempesta, impedendogli di cacciare i mercantili in certe situazioni. Per non parlare della modalità di combattimento, dove se gli U-Boot tedeschi attaccavano in branco e andando incontro al nemico, i sottomarini italiani tendevano ad attendere come coccodrilli in alcuni punti di passaggio, anche perché volevano evitare più perdite possibili visto il loro numero così esiguo. Lo stesso ammiraglio tedesco Karl Dönitz, lo stesso che firmerà tra l'altro la resa della Germania qualche anno più tardi, notò la loro difficoltà e pensò di aiutarli inviandoli come ufficiale di collegamento il capitano di corvetta Roesing, uomo che però si dimostrò sempre saccente e a tratti ingrato con gli italiani, lasciando quindi un certo distacco tra gli equipaggi delle due nazioni. Ma nonostante questa premessa, il nostro Carlo iniziò quelle operazioni sommergibilistiche che ormai gli cambiarono la vita e che gli permisero di dimostrare ancora di più i suoi atti eroici all'interno di quel sommergibile che sarebbe rimasto nel suo cuore fino all'ultimo giorno di vita, l'Enrico Tazzoli. Nonostante passò il primo periodo sul suddetto battello come ufficiale in seconda, quindi sotto il comando del capitano Vittore Raccanelli, il 7 aprile del 41 riparte da Betasol, questa volta al comando e dando infine il via alla sua epopea atlantica. Raggiunta secondo gli ordini la zona marittima di Freetown, in Sierra Leone, Fece di Cossato non perse neanche per un momento l'occasione e, a differenza dei colleghi più cauti, si lanciò appena arrivò l'occasione contro le sue prede. Il 12 aprile, verso l'alba, trovarono un cacciatorpediniere non identificato, che viene prontamente silurato, danneggiandolo ma non impedendogli di fuggire dal sommergibile. Carlo non demorde e la mattina del 15 identifica il piroscafo da carico inglese GMX, ex nave francese Auri Lac, lanciandogli dei siruli che furono evitati, ma che infine fece affondare con i due cannoni da 120-45. Dopo altri giorni di incessante ricerca, si arriva al 7 maggio, dove intercetta il piroscafo norvegese Fernland,
che aveva perduto un convoglio britannico e che lo affonda facilmente. Il 9 avvista una grossa petroliera senza bandiera, che poi si scoprirà essere la norvegese Alfred Olsen. In questo caso il Tazzoli di Carlo si vede costretto a rinvinguire la nave di molteplici siluri e colpi di cannone, visto che incredibilmente la petroliera, nonostante fosse oramai ferma, non intendeva affondare. Finalmente colata a picco, il battello fu costretto a tornare verso la base per rifornirsi di nuove munizioni, tragitto nel quale, il 23, nei pressi della foce della Gironda, vennero attaccati da un bimotore Bristol Beaufort, che non riuscì a danneggiare gli italiani e che dovette anzi fuggire con il motore danneggiato dalle mitragliatrici del sommergibile. Arrivò a Betasom la sera stessa dell'attacco aereo, portandosi dietro tre affondamenti per un totale di 17.860 tonnellate in 46 giorni di missione. Nonostante l'ottimo risultato per un ufficiale esordiente, Supermarina si lamentò dello spreco di materiale bellico che Fecha di Cossato utilizzò durante la sua prima operazione. Ma questa lamentela di certo non fece demordere Carlo, che già dimostrò una caparbietà più unica che rara. Il 15 luglio riparte da Bordeaux e ritorna nella zona sud di Freetown, incontrando poi la notte del 1 agosto tre mercantili che attaccò, ma che dovette infine abbandonare visto il feroce fuoco difensivo e l'incessante caccia antisom, che comunque non causò danni al Tazzoli. Il 12 agosto, vicino all'equatore, riesce a colpire il piroscafo britannico Sangara, che si incaglia per evitare l'affondamento. In questo caso però ci sono alcuni dubbi irrisolti, visto che forse il suddetto piroscafo era stato già precedentemente danneggiato dall'U-Boot tedesco U-69, non sapendo quindi a chi attribuire il tonnellaggio affondato. La notte tra il 19 e 20 agosto, durante la via del ritorno, riesce a silurare un'altra petroliera norvegese, la Sildra. Dopodiché ritorna alla base per poter potenziare il Tazzoli, cosa indispensabile vista l'incombente usura che stava subendo durante le incessanti operazioni nell'Atlantico. Qui invece vediamo Carlo ed il Tazzoli partecipare ad uno dei più famosi avvenimenti marinereschi della Seconda Guerra Mondiale, il soccorso dell'Atlantis. Il 22 novembre l'incrociatore tedesco Atlantis, nave corsara che si distinse in operazioni sparse in quasi tutti gli oceani conosciuti, si trovava a pochi chilometri da Sant'Elena per rifornire il sommergibile U-126. Intercettato ed attaccato dall'incrociatore britannico HMS Devonshire, l'Atlantis si autoaffonda, lasciando l'equipaggio in mare che viene prontamente aiutato dal già citato U-Boot. La Kriegsmarine avvia prontamente una missione di soccorso dove fa inviare quattro sommergibili italiani per accogliere tutto l'equipaggio sopravvissuto. Ad oltre 5.000 miglia dalle loro basi, i sommergibili italiani Tazzoli, Torelli, Finzi e Calvi raggiungono tra il 14 e il 18 dicembre la zona di recupero, dove già vi si trovavano quattro U-Boot tedeschi e dove si erano aggiunti altri naufraghi, quelli della nave corsara Python, che venne anch'essa sia attaccata che autoaffondata, per un totale di 254 naufraghi. Carlo riuscì ad imbarcare 59 uomini e si diresse assieme agli altri verso il porto di Saint-Nazaire, collaborando al salvataggio di tutti i sopravvissuti. Quando il comando tedesco chiese ai comandanti italiani quale premio volessero ricevere, loro risposero che non volevano nulla, ma vennero in ogni caso premiati con la croce al merito dell'ordine dell'Aquila tedesca con spade di seconda classe. Pronto di nuovo per un'altra missione, Carlo parte l'11 febbraio del 42 a caccia di mercantili, questa volta verso le coste americane, tra la Florida e i Caraibi, visto il recente intervento statunitense in guerra. Dopo un inseguimento infruttuoso nei confronti della petroliera inglese Rapana, il Tazzoli si poté rifare con l'affondamento del piroscafo olandese Astrea il 6 marzo ed il giorno dopo con quello della motonave norvegese Tønsberg Fjord. Spostatosi tra Cuba e Haiti, riesce nella notte del 9 marzo ad affondare la nave uruguaiana Montevideo, ex piroscafo italiano Adamello che venne sequestrato nel settembre del 41. Spostatosi verso le Bahamas per via della scarsa autonomia rimastagli, non esita ad affondare l'11 il piroscafo panamense Chignet, mentre il 13, dopo essersi fatto scappare un piroscafo di nazionalità sconosciuta, fa colare a picco con siluri e colpi di cannone la Daytonian. Si avanza il 15 marzo, dove un'altra petroliera inglese, la Hattel Queen, viene affondata. Ma prima che quest'ultima sparisca in mare, avviene uno scontro tra di essa e la prua del Tazzoli.
piegando la sua destra e costringendola a raggiungere il porto di Leverdon il 31 marzo. Dopo 2 mesi e mezzo di riparazioni, il 18 giugno riparte per la caccia, dirigendosi di nuovo verso le coste americane, ritrovando però un intenso traffico aereo anti-SOM che iniziò a difendere assiduamente le navi di trasporto. Il Tazzoli si sposta nella zona di Capoverde ed affondando il 1 agosto il greco Castor, ma secondo altre fonti potrebbe invece essere stata affondata l'olandese Castor, da K a C. L'ultimo siluramento avviene il 6 agosto, affondando la petroliera norvegese Havsten, che però era stata abbandonata perché già danneggiata dal sommergibile tedesco U-160. Dopo quest'ultimo attacco, il sommergibile raggiunge Bordeaux il 5 settembre, concludendo con Carlo Fece di Cossato 71 giorni di navigazione. Carlo riparte alla volta di Capo San Rocco, affondando il 12 dicembre l'inglese Empire Hawk ed il piroscafo olandese Ombilin, ed il 21 un altro naviglio britannico, la Queen City. L'ultimo affondamento confermato è quello della motonave statunitense Don Aurora, concludendo il suo ritorno alla base il 1 febbraio 1943, ben 396 giorni di navigazione, 16 navi affondate e all'incirca 86.000 tonnellate distrutte. Ovviamente si può constatare il fatto che il tonnellaggio affondato viene ben superato da altri colleghi italiani e tedeschi, ma bisogna valutare le differenti modalità di attacco, più accanite da parte di Carlo, la sua forza di volontà ed il suo incrollabile senso del dovere. Leggendo Un sommergibile non è rientrato alla base, del marinaio semplice Antonio Maronari, forse l'unico racconto della Seconda Guerra Mondiale sui sommergibili scritto da un marinaio anziché da un ufficiale, si scoprono i comportamenti di Carlo, o di Carletto per gli amici più intimi, che vanno a dirla tutta al limite dell'epico. Dimostra un costante senso del dovere ineguagliabile, anche di fronte all'evidente supremazia bellica nemica. Non esita a chiacchierare con i suoi sottoposti, dimostrando che per lui essere ufficiale non significa sentirsi un dio inarrivabile, rimanendo però con quella riservatezza che mai lo lasciò. Quando prese il comando del Tazzoli, fece un discorso in cui pretendeva volontari pronti a tutto, e chi avrebbe voluto abbandonare l'equipaggio prima della partenza non sarebbe stato giudicato. In missione non dormiva praticamente mai, mangiava poco e fumando anche fin troppo, ma nonostante tutto perlustrava instancabilmente l'orizzonte, dimostrandosi agile e ben sveglio nei momenti drastici. Tale stile di vita lo portava comunque ad ovvie crisi nervose e ad un dimagrimento eccessivo. Fa venire la pelle d'oca sapere il racconto del medico di bordo che, visitandolo e facendogli togliere il maglione, vide più costole che pelle, precisando anche che gli si poteva vedere tutta la spina dorsale in maniera davvero preoccupante. Ma ciò non lo fermava, uomo d'onore qual era, che affondava i navigli nemici in nome del re, ma che premurosamente si assicurava che i superstiti degli affondamenti avessero mezzi di fortuna adeguati e viveri sufficienti per raggiungere i territori amici. Il tutto in un ambiente claustrofobico, ma prevalentemente fatto di marinai estremamente fedeli e premurosi nei suoi confronti, come notò l'ufficiale tedesco Ulrich Mohr durante il soccorso ai naufraghi dell'Atlantis. In parole povere, un uomo che dava la priorità agli altri e al suo dovere che a se stesso. Ecco cosa lo rendeva diverso dagli altri sommergibilisti. In ogni caso, il 28 febbraio gli fu ordinato di abbandonare il comando del Tazzoli, dividendo per sempre i due e forse distruggendo le fortune di entrambi. Difatti il sommergibile, comandato questa volta dal capitano Giuseppe Kaito, è trasformato in mezzo di trasporto per materiale speciale da inviare agli alleati giapponesi. Scomparve nel fondo del mare tra il 17 e il 24 maggio del 43, molto probabilmente per colpa di una mina di prossimità. Inutile dire che tale notizia sconvolse Carlo, divenuto dal 30 febbraio comandante della torpediniera Eliseo, altra nave con cui attuerà la sua ultima e grandiosa battaglia. Arriviamo al ben noto 8 settembre del 1943, giorno in cui viene annunciato l'armistizio dell'Italia ed il conseguente cambio di fronte. Con re Vittorio Emanuele III, che fugge a Brindisi ed abdica a favore del figlio Umberto II, Supermarina ordina tutta la flotta di dirigersi a sud e di riparare verso porti sotto il controllo alleato.
come la flotta da battaglia dell'ammiraglio Bergamini, che, situata alla Spezia e pronta ad attaccare gli americani durante lo sbarco di Salerno, scappa verso sud la notte del 9 e viene attaccata dall'aviazione tedesca la mattina seguente nei pressi dell'Asinara con il primo missile telecomandato, arma che riuscirà ad affondare l'imponente corazzata Roma con lo stesso ammiraglio al suo interno. Carlo invece si dimostrerà più, ovviamente, diretto durante questo così delicato momento storico. Uscito la notte dell'8 dal porto di Bastia, in Corsica, per operazione Antisomma, scampò per un pelo alle operazioni dei tedeschi che, presenti sull'isola, iniziarono ad avviare operazioni contro gli stessi italiani presso la città portuale, assaltando la nave Ardito rimasta in porto e catturando gli armamenti dell'ex alleato con il sostegno di 7 navi germaniche. Pensando di non trovare resistenza, però, i tedeschi si ritrovano ben presto in difficoltà, grazie all'arrivo di una compagnia di bersaglieri motociclisti ed alcuni carri che rinvigorirono il morale dei soldati italiani. Per di più, vennero velocemente riconquistati i cannoni dell'artiglieria costiera, che non esitò a sparare sulle navi degli aggressori. Vista la difficile situazione, le navi, alcune delle quali danneggiate dal fuoco d'artiglieria, preferiscono allontanarsi dal porto. Ma è proprio quando iniziarono a dirigersi a nord che, verso le 7 del mattino, si trovarono di fronte il cacciatore Pedini Eliseo, da solo ed impegnato a dirigersi verso di loro. I presenti testimoniano di Carlo che si strappò dall'uniforme tutte le croci di ferro che gli erano state conferite dai tedeschi e che le buttò in mare, affermando che non aveva più doveri verso quella marina. Dopodiché, ordinò il fuoco. I cannoni dell'Aliseo si dimostrarono chirurgici e, ripeto da sola, mise completamente nel panico la quarta Landungsflottille, affondando 3 navi e costringendo le altre 4 ad autoaffondarsi sulla costa corsa. Questa fu in tutto e per tutto la prima vera reazione italiana contro il vecchio alleato. Ottenne un'altra gloriosa vittoria in battaglia, certo, ma dopo quel giorno la sua fortuna finì. Le prossime informazioni sono molto sintetiche, soprattutto per via delle memorie di molti ufficiali che nel dopoguerra rimasero volutamente molto vaghi su questi eventi. Dopo un breve internamento a Malta, Carlo e l'Aliseo vengono inviati a Taranto, incominciando ad attuare missioni di scorta per proteggere i convogli di quelle nazioni che prima cacciava nell'Atlantico. Continuò a fare tutto ciò con la cieca convinzione di ricevere gli ordini del re. Ma con gli stravolgimenti politici incominciò a dubitare della vera presa di posizione della Marina. Con l'abdicazione del re, infatti, venne formato un nuovo governo di prevalenza antimonarchica che si rifiutò di giurare al nuovo monarca. L'ammiraglio continuò a rassicurare i propri ufficiali sul fatto che gli ordini arrivino dal re, ma i dubbi cominciano a concretizzarsi e si arriva alle prime vere proteste, trasformando quindi Taranto in una bomba pronta ad esplodere. L'ammiraglio di Pollone riunì il 22 giugno del 44 i comandanti delle torpediniere per invitarli a rispettare gli ordini, ma durante il discorso esce fuori dal gruppo Carlo Fece di Cossato, giurando che se il governo non avesse prestato giuramento alla corona, lui e la sua nave non sarebbero riusciti fuori dal porto l'indomani. L'ammiragliato lo invitò a cambiare idea, ma Carlo si rifiutò e rimase fedele alla sua parola, sperando che la sua presa di posizione incitasse gli altri ufficiali. Ma il risultato fu il suo arresto e l'abbandono da parte dei suoi pari grado. Ma nonostante ciò, i marinai delle varie torpediniere, consapevoli della benevolenza del capitano e anch'essi ferventi monarchici, sicuramente di più dei propri ufficiali, che non esitarono a cambiare bandiera, si diedero alla rivolta, disegnando gli stemmi sabaudi sugli affusti di cannone, urlando gridi di incitamento a Carlo e fischiando alla presenza dell'ammiraglio. Solo il giorno dopo si riuscì a sedare la rivolta, grazie alla diplomazia dell'ammiraglio Accorretti, che liberò l'ufficiale ribelle e facendo il saluto militare alle insegne sabaude. Nonostante la situazione si fosse calmata, Carlo venne inevitabilmente inviato frettolosamente a Napoli per evitare altri problemi e si ritrova in una città completamente stravolta. Strade desolate, anglo-americani in congedo ubriachi e cibo carente perché le coltivazioni sono sotto il controllo dei camorristi che preferiscono vendere il cibo agli alleati. In quei giorni tentò di prendere colloquio con il ministro della Marina de Courten e con lo stesso re,
Umberto II per cercare di portare alla loro attenzione la sua difficoltà nel poter eseguire gli ordini, visto il suo fervente sostegno alla corona. Ma se il primo non fece altro che inviare un sottoposto, non cavando un ragno dal buco, il secondo non diede nemmeno risposta, lasciando Carlo da solo in un mondo che oramai lo stava abbandonando. Durante la sua permanenza a Napoli, venne ospitato da un amico e collega di Marina ed ebbe l'opportunità di avere confidenza con la moglie, nobile che lo stesso scrittore non ha voluto nominare per rispetto nei suoi confronti. Nonostante molto probabilmente questa relazione non andò mai oltre ad un certo limite, rispettando il matrimonio con l'amico, Carlo trovò l'unica persona con cui sfogarsi, in una città dove gli ufficiali di Marina, venuti a conoscenza della sua ribellione, si rifiutavano di parlargli. Nonostante quest'ultima confidente, per Carlo era oramai impossibile vivere in un mondo dove tutti gli ideali per cui lui e la Marina avevano sempre prestato la loro più assoluta fedeltà stava avvenendo accantonato così facilmente. Il 28 agosto del 44, a luna di notte, presso la casa dell'amico, prende la decisione estrema e si spara in testa, come un samurai che, vedendosi i propri ideali distrutti, preferisce il karakiri. Lascia solo due lettere, una all'amico con cui si scusa per la scelta fatta in casa sua e l'altra all'amata madre, dimostrando il suo senso di disagio e di impossibilità a scendere a patti con quella così facile voglia di cambiare tutto quel mondo per cui aveva dato tutto. Mamma carissima, quando riceverai questa mia lettera saranno successi fatti gravissimi che ti addoloreranno molto e di cui sarò il diretto responsabile. Non pensare che io abbia commesso quel che ho commesso in un momento di pazzia, senza pensare al dolore che ti procuravo. Da 9 mesi ho soltanto pensato alla tristissima posizione morale in cui mi trovo, in seguito alla resa ignominiosa della Marina, resa a cui mi sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del re che ci chiedeva di fare l'enorme sacrificio del nostro onore militare per poter rimanere il baluardo della monarchia al momento della pace. Tu conosci che cosa succede ora in Italia e capisci come siamo stati indegnamente traditi e ci troviamo ad aver commesso un gesto ignobile senza alcun risultato. Da questa triste constatazione me ne è venuta una profonda amarezza, un disgusto per chi mi circonda e, quello che più conta, un profondo disprezzo per me stesso. Da mesi, mamma, rimugino su questi fatti e non riesco a trovare una via d'uscita, uno scopo alla vita. Da mesi penso ai miei marinai del Tazzoli, che sono onorevolmente in fondo al mare, e penso che il mio posto è più con loro che con i traditori e ladruncoli che ci circondano. Spero, mamma, che tu mi capirai e che, anche nell'immenso dolore che ti darà la notizia della mia fine ingloriosa, saprai sempre capire la nobiltà dei motivi che lo guidano. Tu credi in Dio, ma se c'è un Dio, non è possibile che non apprezzi i miei sentimenti che sono sempre stati puri e la mia rivolta contro la bassezza dell'ora. Per questo, mamma, credo che ci rivedremo un giorno. Abbraccia papà e le sorelle, e a te, mamma, tutto il mio affetto profondo e immutato. In questo momento mi sento molto vicino a tutti voi, e sono certo che non mi condannerete. Carlo. E così, con la morte di Carlo Fece di Cossato, muore un mito ed un'ideologia di incrollabile fedeltà, fatta di coraggio e caparbietà. Nonostante solo negli ultimi decenni la Marina stia cercando di rimediare alle proprie mancanze nei suoi confronti, dedicandogli il sommergibile Carlo Fece di Cossato e portando di tanto in tanto una corona di allori presso la sua tomba di famiglia alla Certosa di Bologna, Carlo viene abbandonato dagli stessi a cui diede anima e corpo per rispettare il senso dell'onore da vero patriota. Come scrive Diego Panetta in un articolo dedicato al prode marinaio, pubblicato dall'intellettuale dissidente, nacque la mentalità di celare l'eroismo del soldato e del marinaio italiano dinanzi agli occhi degli italiani stessi, nel tentativo di eliminare il senso di patria e di simboli sacri dello Stato come la monarchia. Carlo, difatti, divenne un personaggio scomodo per quelle persone che definì nella sua ultima lettera ladruncoli e traditori. Gli stessi che lo definirono mezzo pazzo per questo suo così accanito senso del dovere. Un mezzo pazzo, sì,
ma che fu pronto a prendere una posizione dopo l'armistizio, quando altri ufficiali rimasero vaghi persino nelle loro memorie scritte. Sia chiaro, questo video non vuole di certo incitare gli spettatori a rifondare la monarchia, ma vorremmo farvi riflettere su quanto sia importante rimanere saldi nella propria posizione da italiani, smettendo magari di parlare delle cose negative, ma anche di valorizzare eventi e personaggi che ci facciano sentire più italiani che stranieri nella nostra stessa nazione. Come scrive Achille Rastelli, pur in tempi d'Europa, cerchiamo di fare come gli altri e salviamo la nostra identità nazionale. Ed aggiungo io, magari con solo la metà della caparbietà di quel coraggioso italiano che, di fronte ad un nemico più forte ed in balia degli eventi, dimostrava un senso dell'onore che in questi tempi è parecchio raro. Ed eccoci qua alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto il racconto, spero soprattutto che vi siano piaciute le illustrazioni di Goya Falls Comics, che non smetterò mai di dire, vi invito a seguire calorosamente. Imperium finisce qui, vi ringrazio ancora per tutto e ricordate che il vintage sia con voi e anche la storia.